è capitato che domenica scorsa, andando per provarla fino a Sottomarina, mi ha affiancato una volante della polizia e mi ha detto che non stia a dare parola alle auto perché stavo provocando una coda di 30 km, perché tutti quanti volevano fare la fotografia, mi chiedevano informazioni, funziona, non funziona, quanto ho di autonomia, come va. Quando compare in strada il traffico va in tilt, tutti vogliono fotografarla, guardarla per bene e sapere come diavolo funziona. La bicicletta fotovoltaica sfreccia come un alieno tra la Riviera del Brenta e la Romea. A realizzarla è stato Davide Cadore, operaio di ingegno ma soprattutto di spiccata ecosensibilità, residente a Piazza Vecchia. Io sono Davide Cadore e sono un semplice operaio in un'industria di chimica e da un'idea così, una volta provata la bicicletta elettrica, ho voluto vedere se ci riuscivo ad attuarla con i pannelli solari ed è qualcosa di eccezionale. Sono riuscito a viaggiare gratis. L'unico problema è che sei autonomo dall'alba al tramonto. Quando è di notte hai solo l'autonomia della batteria, se carica e fai altri 50 km. Il velocipede a energia solare raggiunge i 25 km all'ora, ha un'autonomia di quasi 100 km e nasce da una bici senza pretese. Io sono partito con una semplice bicicletta usata di 80 euro e poi con le varie applicazioni, pannelli solari, regolatori di carica e altre piccole modifiche, un complessivo di 800 euro, che è una spesa che si potrebbe consigliare a chiunque ami la bicicletta e fare un viaggio in semplice autonomia e con il massimo risparmio. È nata per essere indipendente, non dovendo più attaccare la spina di corrente per caricare le batterie, così solo dai pannelli solari che danno la carica alle batterie e sei autonomo in tutto e per tutto, basta solo che ci sia la luce. L'idea della bici a pannelli fotovoltaici risale soltanto a qualche settimana fa. Chi avesse particolari curiosità da soddisfare non ha che da contattare il nostro Archimede ciclista. cadoremk@gmail.com. Posso rispondere a queste tutte le vostre richieste. E in attesa che a qualcuno venga in mente di produrlo in serie, il prototipo di Davide Cadore accende la discussione e fa riflettere. Evviva le due ruote alternative! È senz'altro economica, però mi sembra un po' troppo ingombrante, o mi sbaglio, no? Per me può essere utile. Può essere utile anche per persone anziane, per chi non ama pedalare, però può essere utile anche abbattere l'inquinamento e i costi generali.